Ha tracciato un solco molto apprezzato dagli italiani in questi anni e chiediamo a tutte le forze politiche di sedersi intorno ad un tavolo per far sì che continui ad essere garante internazionale. Da questo punto di vista noi non poniamo veti ma facciamo proposte molto serie e non possiamo accettare candidature di parte, quella di Berlusconi candidatura di parte. Questo significa dare certezze ad un anno che abbiamo davanti, che è l'ultimo anno di legislatura e che è anche un anno di sfida per tutti. Noi dobbiamo uscire definitivamente dall'emergenza sanitaria, quella sociale e quella economica, e dobbiamo farlo completando il lavoro iniziato a Bruxelles. E sono mesi difficili quelli che abbiamo di fronte e possiamo portare il Paese fuori da questa condizione se siamo uniti. Bonino è un pezzo di storia del nostro paese, ogni proposta merita il massimo rispetto, però è una proposta fatta da un partito e mi auguro che ci possa essere un tavolo con tutti. Quando ci sarà un tavolo con tutti, quello sarà il momento in cui sarà opportuno fare i nomi. Quindi mi auguro che tutti vogliano raggiungere lo stesso obiettivo. Cioè un Presidente della Repubblica o una Presidente della Repubblica garante l'unità nazionale. Per essere garante dell'unità nazionale deve essere votata da tutti. Il Partito Democratico chiede a tutte le forze politiche di rispettare la funzione di garante dell'unità nazionale del Presidente della Repubblica. Per questa ragione chiediamo a tutti i leader delle forze politiche di sedersi intorno a un tavolo, di condividere un nome che garantisca la funzione solenne del Presidente della Repubblica. Non possiamo accettare candidature di parte.